comune di Fonseca Casali e in particolare il sindaco e l'assessore e penso tutto il team che ha voluto cogliere questa iniziativa. Questo è un progetto appunto dal titolo Una panchina azzurra, che è partita da Noto, quindi dal profondo sud della Sicilia, e ha toccato già 13 panchine nel 2023 e nel 2024 questa è la quinta panchina. Ieri ne abbiamo inaugurata una ad Agropoli, che era la quarta, quindi in realtà stasera sarebbe la 18ª panchina azzurra inaugurata per l'Italia, e ne inaugureremo tante altre. Perché una panchina azzurra? Una panchina azzurra per sensibilizzare la cittadinanza, le persone a conoscere questa malattia, che è una malattia prettamente al femminile, non esclude gli uomini, però la percentuale è minima, cioè proporzione su 10 persone, 9 sono donne e 1 è maschio. Ecco, cosa dire? Sono contenta di questa inaugurazione, che sarà poi accompagnata da un convegno, quindi non resterà una semplice inaugurazione, ma ci sarà un seguito, un convegno con degli specialisti, proprio anche se una piccola tavola rotonda o rettangolare in questo caso, però per accendere, io dico, i riflettori su questa malattia che è ancora troppo invisibile e troppo poco conosciuta. E poi, come vedrete, ci sarà anche una bellissima proiezione del cortometraggio La Madre Sciocrena, proprio per far capire cosa significa avere questa malattia e come sia difficile comunicare questa malattia all'interno della stessa famiglia. Spesso quando non si hanno familiari attenti, non è il caso, in questo caso, scusate il giro di parole, però in tante famiglie è difficile far sì che l'altro, il coniuge, in questo caso il maschio, il marito, il compagno, possa comprendere una malattia che io continuo a definire invisibile, perché io sono una che combatte a prescindere dalle mie stampelle che vedete, però potrei sembrare anche una persona non così grave, anche se la malattia è molto devastante. Darei la parola, non direi altro, darei la parola al sindaco, che quindi ha appoggiato e accolto questo progetto, e anche all'assessore, se ci sono altre persone che vogliono prendere la parola. Certo, buonasera a tutti innanzitutto. Come cittadinanza di Gifonise Casali, io in prima persona, tutta l'amministrazione, siamo contenti, orgogliosi e fieri, fiero di questa giornata. Di questa giornata per diverse considerazioni. Innanzitutto per l'inaugurazione della panchina azzurra, come diceva la Presidente dottoressa Lucia Marotta, Presidente dell'Associazione Nazionale Malattia Sciocrena. Ma soprattutto per aver di seguito, dopo quello di maggio, qui nell'Aula Consiliare, a seguire ci sarà un convegno con illustri ospiti dal punto di vista medico, ai quali vanno il ringraziamento da parte mia di tutti, perché sono sempre disponibili sia umanamente sia per la loro professione, e quindi grazie soprattutto a voi. Ne approfitto per dire, lo avrei detto all'inizio della manifestazione, ma lo voglio dire adesso, come comune di Gifonise Casali ci siamo fatti comune capofila, coinvolgendo i 9 comuni dei Picentini, ai quali hanno dato delega al comune di Gifonise Casali con delle delibere di giunta per far voti alla regione Campania e al ministero, in modo che la Sciocren sia riconosciuta come malattia invalidante rara e sia inserita nei LEA. Quindi questo è il compito che un piccolo comune, un
un piccolo amministratore, una piccola cittadinanza ha il dovere di fare, e di questo ne siamo orgogliosi e lieti di aver messo insieme 9 comuni in modo da fare più forza ed avere più spinta per questi 2 obiettivi. Questa è la nostra forza in questo momento. Grazie a tutti.